È vero, è vero. La cellulite, per chi ne soffre, può essere un grande problema. Si parla di panniculopatia edematofibrosclerotica. Significa che il problema, riguarda il pannicolo adiposo, nel quale si è generata un'infiammazione, un edema, quindi un accumulo, un ristagno di liquidi, di tossine, e il tessuto tende a cicatrizzare. Questo è il grande problema, come a voler essere espulso dal corpo. È vero che ci sono diversi gradi di cellulite, quindi lo stadio 1, lo stadio 2, lo stadio 3, ma togliendoci dalla problematica semplicemente estetica della pelle a buccia d'arancia, la cellulite in alcuni casi può essere dolorosa, quindi dolore nella parte coinvolta. E come possiamo intervenire sulla cellulite? Oggi parleremo dell'ortosifon, cioè quindi scopriremo la tintura madre di ortosifon e come può intervenire. Ma ricorda, prima di utilizzare un qualsiasi prodotto di questi miracolosi, ricorda di fare attenzione a tre cose sostanzialmente. La prima è l'alimentazione. Quindi l'alimentazione antinfiammatoria, come dice la parola stessa, ha la possibilità di ridurre l'infiammazione e molti studi collegano l'alimentazione antinfiammatoria a una buona percentuale di risoluzione del problema cellulite. E quindi evitiamo sostanzialmente gli alimenti che infiammano, ad esempio lo zucchero. Quando mangiamo zucchero è come mettere benzina sulla fiamma, crea fuoco, crea una fiamma alta, quindi infiamma. Così come la carne rossa in eccesso, gli affettati, mangiare troppo salato, gli eccessi di glutine, il lattosio, la caseina. E allora cerchiamo di mangiare più frutta, più verdura, così ci idratiamo, facciamo il carico di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie, cereali integrali, magari naturalmente privi di glutine, come può essere il riso integrale, ma anche la quinoa. E cerchiamo di bere più acqua, quindi dobbiamo bere, bere per mandar via l'acqua in eccesso e i liquidi che ristagnano. Secondo passaggio è gestire lo stress, gestire le emozioni, perché esiste un fenomeno per il quale io più osservo la zona del corpo che non mi piace, più continuo a lamentarmi che mi faccio schifo e più il problema tende a peggiorare. Quindi evitiamo di ingigantire con la lente di ingrandimento la problematica e cerchiamo di respirare, facciamola scivolare di dosso. Lo so che non è semplice, ma credimi, più ti fissi sulla zona che non ti piace e più questa zona non ti piacerà mai. Dai il tempo alla natura di risolvere. Lo sport è importante, il movimento, e non dobbiamo evitare carichi eccessivi, perché immagina che il tessuto è infiammato. Quindi che se ne dica, se esageriamo con esercizi ad alto impatto, lì andiamo a peggiorare l'infiammazione in loco e peggioriamo di conseguenza la cellulite. E poi, se proprio dovessi pensare a una pianta, l'ortosifon è la pianta che più mi interessa quando parlo di cellulite. Poi ce ne sono altre, posso pensare a gemmoderivati come la linfa di betulla, la betula pubescens, posso pensare ad altre tinture madri, come quella di Ananas. Però oggi parliamo dell'ortosifon, perché l'ortosifon ha una forte azione drenante, al punto che in alcuni testi viene indicata per contrastare i calcoli renali, ma al di là di questo è proprio nel contrastare la cellulite che trova il suo massimo impiego l'ortosifon in tintura madre. Si compra in farmacia, in erboristeria, di qualsiasi marca, e non sto pubblicizzando prodotti, ma solo dando consigli di fitoterapia, e ha un'azione drenante antinfiammatoria e riesce ad arrivare proprio a quel pannicolo adiposo che è infiammato. Quindi 100 gocce di tintura madre di ortosifon in 1 litro di acqua e le bevi durante la giornata. Ti aiuta a buttare via le tossine, i liquidi in eccesso e contemporaneamente a ridurre l'infiammazione. Ma ricorda, non esiste il prodotto bacchetta magica. Di associare una corretta alimentazione, corretto movimento e gestione delle emozioni e dello stress. Che
Che dirti ancora, se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Ciao a tutti!